Sede Avis Milano per raccontare l'emergenza in corso e voi potete fare qualcosa, non, oltre che guardare, potete assolutamente fare. Allora, siamo aperti tutti i giorni, questa è la cosa importante, tranne il 15 di giugno. Stiamo vivendo una situazione cronica di difficoltà. Gennaio-febbraio del 2017 abbiamo dovuto organizzare meglio gli interventi chirurgici, ridurre il sangue a talassemici o altre categorie che ne hanno bisogno in continuazione. Ci è successo a maggio, a giugno, a luglio. Abbiamo messo un punto interrogativo tragico su agosto con questo caldo e ci aspettiamo una grande difficoltà a settembre, subito all'inizio di settembre. Quindi un appello a tutti quelli che rientrano dalle ferie a questo punto. Il guaio è grosso, però dice anche che la metà dei milanesi possono donare sangue per età e per salute, e questa è la grossa lacuna che abbiamo nella nostra cultura individuale. Non ci rendiamo conto che il sangue è necessario per curare anche i nostri parenti quando succede. Provate a stare in ospedale e sentire dire a un malato, a un talassemico, che non ha l'unità di sangue, che deve rinviare l'intervento. Provate ad ascoltare qualcuno che lo riceve e dice: io non lo sapevo che era questa la situazione, altrimenti avrei donato. Ecco, vorrei che lo sapessero tutti che la situazione è questa. Se non dai sangue, non c'è in ospedale, non lo trovi. Ricordiamo, dai 18 anni in su, donne e uomini con vita più o meno regolare, in buona salute, un quarto d'ora non fa male, anzi si fa del bene perché ci sono degli esami completi e gratuiti che ti dicono come stai. Aperti tutti i giorni, noi siamo a Milano ovviamente, però a Roma, a Palermo, a Torino, a Brescia, a Genova, ovunque. 20 secondi per dare la sveglia a qualcuno che dice: però a me l'ago dà fastidio. Non dà fastidio niente, salvi una vita, permette alla gente di curarsi, permette alla gente di sopravvivere. Ecco, questa parola permette delle persone di sopravvivere, che tu la conosci o non la conosca questa persona, è importante. Ragazzi, fate la vostra e buon agosto.